Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi ho fatto un video esperimento perché anch'io sono andata a provare la resina. Sono stata quest'anno a Creativa e ho trovato questo stand dove c'era questa ragazza molto carina, disponibile, gentile veramente a spiegarmi tutto e aveva degli accessori fantastici, soprattutto aveva la E30, che è questa resina che per quanto ho capito è una delle migliori. Ed era per l'appunto anche scontata, quindi ho assolutamente voluto provare a prenderla e cimentarmi anch'io in queste tecniche. Premetto che non ho assolutamente idea di cosa uscirà da questi stampi, perché è una delle prime volte che li faccio. Le prime volte ho provato a farli con le resine UV e sono uscite un disastro. E quindi, ragazzi, tenetevi pronti ad ogni cosa. Lo stand in questione è questo, che si chiama Make Your Style, materiali per creare gioielli e accessori, e ha veramente un sacco di cose carinissime che vi farò vedere anche in altri video, e quindi vi consiglio di andare a cercare il suo sito internet e anche la pagina Facebook che trovate qua in fondo, perché ha veramente delle cose carine. Infatti, oltre alla E30, ho preso questa che ho acquistato però l'anno scorso, che è una polverina, un pigmento nero, un nero argentato, è un colore fantastico e l'ho appunto usato in queste creazioni color nero, voglio vedere come sono uscite. Poi, sempre l'anno scorso da lei ho acquistato anche questo, che è lo stampo a coniglietto, che è adorabile. E poi le altre cose le ho acquistate un po' in giro, non mi ricordo dove, però insomma, ragazzi, cioè, fremo per vedere quello che è uscito, soprattutto in questo stampo, perché è veramente un esperimentone. Prima di iniziare, volevo dirvi che la mia E30 è quella effetto acqua, quindi super trasparente, ed è fatta da un componente A e un componente B che vanno poi mischiati tra di loro. È semplicissima da fare, un po' meno semplice aprire il tappo di questa qua componente A, che tipo ci ho impiegato 3 ore perché non lo so, non veniva fuori, quindi poi alla fine sono andata sotto con la forbice e sono riuscita ad aprirla. Per prima cosa partirei assolutamente dal mio segnalibro a forma di zampina di gatto, che è qualcosa di meraviglioso e mi sembra un po' morbidino, quindi spero di non fare danni nel toglierlo. Andiamo a vedere. Sì, è ancora un po' morbido, però dovrebbe venire fuori con facilità. Perfetto, oh mio Dio, ma è bellissimo. Oh, questa volta i glitter sono venuti da Dio. Allora, ho usato, qua adesso si vedono tutte le ditate perché è controluce, però ragazzi, è meravigliosa. Ok, qua è la parte sopra, è rimasta un po' rovinata, come vedete. Porca miseria, deve esserci caduto dentro un pelo di gatto, assolutamente, sì, deve essere così. Ma questa è la parte davanti, che è qualcosa di meraviglioso. E per fare questo nero ho aggiunto un po' di acrilico nero e poi questi pigmenti che vi facevo vedere prima, sempre acquistati da questa ragazza, che sono questi perlati color nero antracite. Se vi può interessare, questo è il codice per andarlo ad acquistare. Ed è bellissimo, ragazzi, mi piace assolutamente tantissimo. E questo andiamo a metterlo in parte. Poi andrei a prendere questo, che è una delle creazioni più semplici che ho fatto e non doveva neanche uscire così, perché questo è un semplice cameo dove ho inserito sempre la base di quel nero con il pigmento perlato, ma poi sopra ci sono andata a mettere questi glitterini un po' più grossi, argentati. Avrei voluto metterci uno charm prima che finisse di asciugare del tutto. Purtroppo sono andata a letto, mi sono dimenticata e nulla. Adesso mi tengo questo qua senza charm. Però devo dire che non è malaccio, dai, c'è di peggio. Sarebbe stato più bello forse color galassia, questo sicuramente. Poi adesso c'è l'anello pipistrelloso oppure il coniglietto. No, voglio andare a aprire l'anello. Perché le ultime volte che l'ho fatto mi è uscito tipo malissimo e quindi sono stracuriosa di vedere come è uscito. Anche questo è stato veramente un parto, riuscire a metterlo dentro in queste fessurine qua senza sbordare ovunque. È ancora morbido anche questo, ecco, ho già visto che purtroppo ha un piccolo difettuccio. Vediamo. Tutto sommato è uscito anche bene.
è uscito bene, mannaggia, se non fosse per questa micro bolla che vedete qua, quindi manca un pezzo di resina, mannaggia. Ecco, se potete vedere, ecco, vedete, manca un pezzo di resina lì, però è bellissimo. È ancora morbido, quindi forse è meglio che lo tocchi il meno possibile, soprattutto perché sennò mi perde la forma del dito. Magari vediamo se metto così, magari la riprende. O magari prende addirittura la forma del mio dito. Vediamo. No, va bene, sto facendo dei disastri, meglio non toccarlo. Lo lascio così fermo, lo lascio asciugare. E comunque ragazzi, bellissimo, mi piace un sacco anche questo. Dietro questo è uscito un po' meglio, non ha difetti, a parte quella bolla che c'era lì. Ma bello ragazzi, adorabile, lo stramega duro. Va bene, ok, lo mettiamo giù. Poi andrei a vedere il coniglietto, che è stupendo, sempre comprato da Make Your Style. È uno dei miei stampi preferiti. Questo è un pochino più durino. Poi devo capire se è rimasta dura, un po' morbida così, perché non è asciugata bene o perché magari ho sbagliato io le quantità della resina. Però secondo me è anche un fatto che dovrebbe stare ad asciugare un pochino di più. Allora, wow, oh mio Dio, ma è qualcosa di meraviglioso. Eccolo qua, è fantastico. La prossima volta assolutamente lo faccio grigio come Totoro, perché è meraviglioso. Questo poi magari lo faccio diventare una spilla, non so. Anche il dietro non è uscito proprio così male. Lo adoro, ragazzi. Ok, mi sto tipo straesaltando. Diciamo che per ora le creazioni più piccole sono uscite anche bene. Adesso bisogna vedere se questa grande è uscita altrettanto bene. Allora, questo esperimento un po' più grande è stato fatto con resina trasparente e fiori. Ho visto un sacco di gente che li fa così e mi sono innamorata. Mi avanzava un sacco di resina perché io purtroppo l'ho dosata male e quindi, non sapendo cosa farci, mi sono buttata su questi stampi che avevo a forma di rosa e che prima avevo usato anche per fare dei gessetti profumati anni fa, e ho detto bah, proviamo, visto che tanti usano anche questi tipi di stampi, ho voluto fare una prova. Quindi adesso andiamo a vedere se è uscito qualcosa di decente oppure no. Allora, andiamo a scollarlo piano piano. Oh mio Dio, sembra bellissimo. Oh mamma, no, mi sa che questa volta ci ho preso. È proprio bella, mamma mia, bellissima. Ok ragazzi, no, è bella, è bellissima. Purtroppo, allora, qua vabbè, è tutto, non è liscia. Ecco, la superficie non è liscia. Vedendola così di lato è qualcosa di meraviglioso. Purtroppo, essendo che è molto lavorata qui proprio per fare i petali della rosa, si vede poco il fiore che ci sta sotto, ma tutto sommato pensavo peggio. Però vabbè, detto questo, non è male, pensavo molto peggio onestamente. Questo stampo si è prestato alla perfezione, non pensavo. E niente ragazzi, dai, tutto sommato sono contenta, cioè i primi esperimenti alla fine non sono usciti poi così male. Sicuramente sono contenta di quello che ho acquistato, mi piacciono un sacco. E niente ragazzi, io vi ricordo ancora una volta che la maggior parte di queste cose le ho acquistate da Make Your Style, quindi se volete fare un giretto andate a farlo, perché ripeto, è una persona veramente deliziosa e se avete dubbi o quant'altro vi spiega tutto alla perfezione. Io vi mando un bacione ragazzi, al prossimo video, ciao!